Oggi il tracciato è bagnato e la pioggia non dà segni di voler smettere. Questa sarà una gara sprint impegnativa per le scuderie. E ora analizziamo la griglia di partenza della gara sprint di oggi. C'è Sergio Perez in pole position oggi, con Charles Leclerc al suo fianco. Quindi il resto della griglia: il Duca, Sainz, George Russell e Verstappen, Magnussen, Ricciardo, Gasly e Fernando Alonso, Mick Schumacher, Ocon, Guan Yu Zhou e Hamilton, Tsunoda, Bottas, Alexander Albon e Lance Stroll, Vettel e Nicolas Latifi. Ed ecco giunto il momento di scendere in pista. Anche se oggi correrai sulla pista di casa, affrontala come tutte le altre e non correre rischi. E salve a tutti ragazzi, bentornati da Gabriele Bocarbonara. Questa è la puntata numero 36 su Formula 1 2022. Stavolta ci troviamo per la gara sprint di Imola. Bellissima. Sotto la pioggia. Davanti partirà Sergio Perez in pole position, che avrà la penalità mi sa di 10 posizioni, perché vi spiego perché non è ricevuto nella gara sprint, le riceverà in gara. Allora, in pratica, come in ogni gara durante le prove libere, si prende una penalità per le componenti della power unit. Se c'è una gara sprint, sconterete la penalità di 10-5, diciamo le posizioni di penalità che vi vengono assegnate, non nella gara sprint ma nella gara normale. Quindi se io dovessi arrivare secondo, Perez partirebbe undicesimo e quindi io potrei partire in pole position. Quindi è importante passare la Ferrari di Leclerc. Comunque, prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale e soprattutto di lasciare almeno 10 like per il prossimo. Quindi, senza perdere altro tempo, iniziamo! Sui motori! 5! Via, 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 via! Grande la partenza! Sainz già passato. Perez secondo, ci saranno solo 3 giri. Comunque mi ero ascoltato di mettere il cambio manuale, scusate. Va bene. Fine della gara, saremo penalizzati. Flashback. Sì, ci sta. Ok. Ok. Abbiamo guadagnato tanto. Alla variante alta. Comunque al momento partiremo secondi. Con la penalità di Perez. Occhio Verstappen. Occhio Verstappen. Verstappen ci ha passati, ma lo ripassiamo! Mamma mia, grande sorpasso! Al momento è Leclerc
al momento del rap, a partire dalla prima casella delle griglie di partenza. E noi secondi in questo momento, con la tenente Perez. Vai, vai, vai. Avrei preferito superare anche le verde, però vabbè. La gara è domani. Ovviamente questa domenica non perdetevi la gara del Gran Premio di Singapore, il match point per Max Verstappen. Chi vincerà il mondiale? Scrivetelo sotto nei commenti. Se Verstappen vincerà il mondiale a Singapore o no. Oh, siamo andati in viaggio, attenzione, ancora Verstappen ci supera. Supera Max Verstappen, ma lo ripassiamo e guardate dove, alla variante del tamburello grande. E Verstappen, Verstappen scende in sesta posizione, incredibile Max Verstappen. Poi Sainz, non lo faccio passare. Ok, dai, bruciamo, bruciamo sto erso, chi se ne frega, vero? Dai, oh, lunghi sempre, lunghi sempre qua. Adesso devi stare attento al rettilineo, appena prima che lo guardo. Sì, arrivata all'uscita di rimasta 2. Ok, dai, siamo distanti da Sainz. Sì, allora siamo attenti all'uscita di rimasta 2, importante. Intanto le Clerc va a vincere la sprint, quel find del Gran Premio dell'Emilia Romagna, con Perez che si prende nel giro veloce, prende una segnerà a quel punto addizionale, quindi arriviamo terzi, ma sì, ma da sì, l'ho fatto bene questo weekend al momento, però perché la gara è domani, quindi partiremo secondi grazie alla penalità di Sergio Perez. Ecco qua, vediamo un po' le classificati, Loki. Il Duca aumenta il suo allora, devo dire che la Clerc sta andando abbastanza bene, campionato costruttore. È dietro di me 8 punti, 9 punti di George Russell. Ricciardo, Ricciardo Sesto. E la McLaren ha anche una Ferrari di un punto. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate almeno 10 like per il prossimo e ci vediamo domani per il Gran Premio di Imola. Ciao! Ciao!